Voi credete di soverchiarmi con i regali, ma non farete niente. Il mio grado vale più di tutte le vostre monete. Io non apprezzo quel che vale, ma quello che si può spendere. Spendete pure a rotta di collo. Mirandolina non fa stima di voi. Con tutta la vostra gran nobiltà, credete voi di essere da lei stimato? Vogliono essere denari. E che denari! Farsi portare rispetto! Quando non mancano denari, tutti rispettano. Voi non sapete quel che vi dico. Ma intendo meglio di voi! Cos'è questo rumore? Il signor Marchese ama la nostra locandiera. Io l'amo più di lui! Una donna vi altera? Vi scompone? Una donna? Non le ho mai amate, non le ho mai stimate. E ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo una infermità insopportabile. In quanto a questo, poi, Mirandolina ha un merito straordinario. Che mai può avere di stravagante costei? Sono 3 giorni che io sono in questa locanda e non mi ha fatto specie veruna. Guardatela e forse ci troverete del buono. Pazzia. L'ho veduta benissimo. È una donna come le altre. Io sono sempre stato solito trattar donne, pure con costei, nonostante il mio lungo corteggio e le tante spese per essa fatte. Non ho potuto toccarle un dito. Arte. Arte sopraffina. A me non la farebbe. Guardatela. Non è adorabile. Mi inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di loro, signore? Io vi domando, ma non qui. Ma dove, eccellenza? Nella mia camera. Oh, nella sua camera? Se ha bisogno di qualche cosa, verrà il cameriere a servirla. Cara Mirandolina, io vi parlerò in pubblico. Non vi darò l'incomodo di venire nella mia camera. Osservate questi orecchini. Vi piacciono? Belli. Sono diamanti. Li conosco. Me ne intendo anch'io di diamanti. Ah, ella ne ha di più belli al doppio. Questi sono legati alla moda. Vi prego riceverli, per amor mio. Oh no, ma davvero, signore? Se non li prendete, mi disgustate. Non so che dire. Per non disgustare il signor Conte, li prenderò. Se altro non mi comanda. Ehi, padrona, la biancheria che mi avete dato non mi gusta. Se non ne avete di meglio, mi provvederò. Signore, ve ne sarà di meglio. Sarà servita. Ma mi pare che la potrebbe chiedere con un poco di gentilezza. Dove spendo il mio denaro non ho bisogno di far complimenti. Compatitelo. Egli è nemico capitale delle donne. Non ho bisogno di essere compatito! Povere donne! Ma che cosa le hanno fatto? Perché così crudele con noi, signor cavaliere? Basta così. Con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la biancheria. Amici. Schiavo. Scipatico! Cara Mirandolina, non tutti conoscono il vostro merito. Sono così stupacata che ora lo licenzio addirittura. Sì, e se non vuole andarsene, ditelo a me, che lo farò partire immediatamente. Fate uso della mia protezione. E per il denaro che aveste a perdere, io pagherò tutto. Andatevi, anche il marchese pagherò io. Grazie, grazie. Ho tanto spirito che basta per dire a un forestiero che non voglio. E circa l'utile, la mia locanda non ha mai camere in ozio. Illustrissimo, c'è uno che la domanda. Sai chi sia? Credo che gli sia un legatore di giove. Mirandolina, giudizio! No? Qui non è state bene. Ah, sì!
mi ha da mostrare un gioiello. Mirandolina. E gli orchini. Voglio che li accompagnate. No, signor Conte. Voi meritate molto. E io i denari non gli stimo niente. Vado a vedere questo gioiello. Addio. Mirandolina. Signor Marchese, la riverisco. Maledetto. Con questi suoi denari. In verità, il signor Conte si incomoda troppo. Oh, io crederei farvi un'ingiuria cercando di obbligarvi con i donativi. Certamente il signor Marchese non mi ha ingiuriato mai. E tali ingiurie non ve le farò. Lo credo, sicurissimamente. Ma dove posso? Comandatemi. Bisognerebbe sapere in che cosa può, vostra eccellenza. In tutto. Provatemi. Ma verbi grazia, in che? Per bacco, avete un merito che sorprende. E troppe grazie, eccellenza. Direi quasi uno sproposito, ma le direi quasi la mia eccellenza. Perché, signore? Qualche volta mi auguro di essere nello stato del conte. Per ragione forse dei suoi denari. Che denari? Non li stimo un fico. Se io fossi un conte ridicolo come lui. Cosa farebbe? Cospetto del diavolo, mi sposerei! Che ha mai detto? L'eccellentissimo signor Marchese mi sposerebbe! Eppure, se mi volesse sposare, mi sarebbe una piccola difficoltà. Non lo vorrei. Mi piace l'arrosto del tubo, non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi, avrei tanti mariti. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. È nemico delle donne? Non le può vedere? Ma povero pazzo! Non avrà ancora trovato quella che sappia fare. Ma la troverà. La troverà. E chissà che non l'abbia trovata. Con questi mi ci metto di picca. Quelli che mi corrono dietro mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo. E non la stimo. A maritarmi? Non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente. Godo la mia libertà. Tratto con tutti e non mi innamoro mai di nessuno. Io voglio burlarmi di queste caricature di amanti spasimati, dei cuori barbari e duri, che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura.